Benvenuti nel mio canale e benvenuti in un nuovo video. Spaghetti con grano canadese, salsa di pomodoro cinese e olio d'oliva tunisino. E vai! Tutti a tavola. Per mangiare che cosa? La pubblicità della TV ci racconta che tutta la pasta industriale è prodotta con il grano duro italiano. Ma poi scopriamo che le due regioni che producono l'80% circa del grano duro italiano, Puglia e Sicilia, hanno il prodotto invenduto. Passata e pelati di pomodoro, in maggioranza cinesi o nordafricani. Da condire, ovviamente, con l'olio d'oliva tunisino spacciato per italiano al costo di 3-4 euro a bottiglia. E buon appetito! Non sto dicendo nulla di nuovo. Provo soltanto a mettere insieme una serie di articoli che ho letto ad agosto e nei primi giorni di settembre. E ne viene fuori un bel quadretto. La vera Sicilia a tavola, e perché no? La stessa Italia a tavola che in verità è un po' diversa da quella che ci racconta ogni giorno la TV con la pubblicità. C'è un articolo che riprende un video di Tele da Una e la web TV della Capitanata, l'aria del grano duro, per antonomasia, della Puglia, la prima regione italiana per la produzione di grano duro. Metterò poi nell'info box l'articolo. Tra le notizie, la prima è che il porto di Bari è letteralmente invaso da grano duro estero, compreso quello canadese, ricco di glifosato e micotossine. La seconda notizia è che gli agricoltori pugliesi si rifiutano di vendere il proprio grano duro a 22 euro al quintale. La terza notizia è che se il governo nazionale non interverrà, gli agricoltori pugliesi non si mineranno più il grano duro. Se guardiamo lo scenario in Sicilia, seconda regione italiana per la produzione del grano duro, prendiamo atto che anche quest'anno molti agricoltori non hanno venduto il proprio grano. Sapete perché dico anche? Perché nella nostra isola tanti agricoltori hanno stoccato anche il grano duro prodotto lo scorso anno. La motivazione è sempre la stessa, si rifiutano di vendere il proprio grano a un prezzo che è addirittura di qualche euro inferiore al grano duro pugliese, e cioè 18-20 euro al quintale. Se però seguiamo la narrazione delle pubblicità sulla pasta industriale italiana, scopriamo che è tutta pasta prodotta con grano duro italiano. Da qui una domanda, ma se gli agricoltori della Puglia e della Sicilia il grano duro non lo stanno vendendo, da dove capasisi lo prendono il grano duro italiano per fare la pasta alle industrie? E ancora, se tutta la pasta industriale italiana è fatta con grano duro italiano, che fine fa il grano duro estero che, come racconta Tele da Una, arriva ogni giorno con le navi nel porto di Bari? Peraltro, detto per inciso, in Puglia non c'è solo il porto di Bari. Ci sono altri 3 o 4 porti dove le navi cariche di grano arrivano con tanto di segnalazione. Anche in Sicilia arrivano le navi cariche di grano duro da mezzo mondo. Ma a differenza della Puglia, la pubblica amministrazione si guarda bene di far sapere ai cittadini la verità sul grano estero. Qualche notizia la riusciamo ad acciuffare qua e là, soprattutto sul porto di Pozzallo, lo scalo meno malandrino. Di quanto avviene nei porti di Palermo, Catania e Mazara del Vallo, in materia di grano e navi non si sa una mazzola. Come li cuciniamo gli spaghetti? Col pomodoro, ovviamente. Pomodoro italiano? No, meglio la passata di pomodoro cinese, magari opportunamente italianizzata, come hanno documentato le Iene in un servizio. Come per la pasta, anche per i pomodori pelati e per la passata di pomodoro ci raccontano che è tutto italiano. Solo che in Sicilia tutto sto pomodoro di piano campo non riusciamo più a vedere. Quello che sappiamo del nostro pomodoro è che, rispetto al pomodoro cinese o nordafricano, è fuori mercato. In Cina e in Africa i costi di produzione, in testa il costo del lavoro, sono molto più bassi. Da noi un operaio agricolo per la raccolta del pomodoro costa 80-100 euro al giorno. In Cina e in Nord Africa da 3 a 5 euro al giorno. Non c'è partita, non ci può essere partita. In più, quei produttori agricoli che assumono operai extracomunitari in nero a 30 euro al giorno, solo loro accettano di lavorare 8 ore al giorno per 30 euro. Sono additati come pessimi esempi, caporalato e altre accuse più multe salatissime. Nel sud, soprattutto in Sicilia, il pomodoro di pieno campo va diminuendo. Rischiare contravvenzioni e denunce per caporalato è diventato rischioso. Risultato? Indovinate. Sì, avete indovinato. Non restano che i pelati di pomodoro in scatola e la passata di pomodoro nelle confezioni di vetro, prodotti rigorosamente italiani, sì. E per quanto riguarda l'olio extravergine d'oliva, ne approfitto per ribadire che una bottiglia di extravergine al costo di 3, 4, 5, 6 euro non va acquistata. Lasciatele quelle bottiglie di extravergine sugli scaffali dei supermercati.
Ricordatevi che quest'anno un litro di vero olio extravergine di oliva del sud Italia, zona d'elezione per la produzione, costerà in media 10 euro al litro, qualcosa in più in Puglia, qualcosa in meno in Calabria e Sicilia. L'olio d'oliva extravergine acquistatelo presso le aziende e con molta attenzione presso i frantoi. Perché dovete prestare attenzione ai frantoi? Perché, specie la Sicilia, è letteralmente invasa da olio d'oliva tunisino. E c'è il dubbio che, all'atto della molitura delle olive, all'olio fresco venga miscelato l'olio d'oliva tunisino. Emblematico quello che è avvenuto nei giorni scorsi tra il porto di Palermo e Sciacca, provincia di Agrigento. 800 tonnellate di olio d'oliva tunisino sono state sdoganate nel porto di Palermo per essere spedite a Sciacca. Si tratta di un quantitativo impressionante. Ci sono stati controlli? Non lo so, ma so due cose. La prima cosa è che la presenza di questo carico è stata scoperta per caso. Ciò significa che chissà quanto olio d'oliva tunisino in Sicilia sarà arrivato. La seconda cosa è che le autorità dovrebbero vigilare affinché questo olio d'oliva tunisino, almeno 800 tonnellate, venga venduto con l'addizione olio d'oliva tunisino extravergine biologico, eccetera eccetera. Sarà così? Aspettiamo. Il problema grande della legge italiana è che purtroppo, per essere denominato italiano, un prodotto non deve necessariamente contenere materie prime italiane. E cioè, nonostante la materia prima sia proveniente dall'estero, come nel caso del pomodoro cinese e dell'olio tunisino, se imbottigliato in Italia avrà la dicitura prodotto italiano, solo perché è imbottigliato ovviamente in Italia. I prodotti che vengono dall'estero in molti casi viaggiano in container in uno stato igienico pietoso. E in quello stato il prodotto viene lavorato senza problemi, caldo, meno caldo, insetti o prodotti marci. Vi siete mai chiesti perché l'olio che comprate a prezzo speciale risulta amaro? Beh, è colpa dei vermi che sono stati macinati assieme al composto. Più vermetti c'erano e più l'olio risulta molto amaro. Ci sono aziende conosciute, aziende che pubblicizzano degli oli e che tutti avremmo sicuramente usato. Anche quelle aziende non sono del tutto esenti perché l'olio comunque non è italiano e poi aggiungono al composto di oliva estere, per renderlo più chiaro e meno pesante, la clorofilla. E così nasce il cosiddetto olio leggero. Mi viene in mente una youtuber molto conosciuta che continuamente nei suoi video spesa ad ogni passata di pomodoro si impegna a ricordare che quello è un prodotto italiano, ricordando il servizio delle Iene sui pomodori appunto cinesi. Beh, è italiano perché è imbottigliato in Italia. Al prossimo video.